Quindi a questo punto cosa facciamo? Andiamo ad evidenziare tutte le tracce che ci interessano, audio incluso, quindi tutti i clip. Bottone destro, gli diciamo New Multicam Clip. Qui lo nominiamo, in questo caso si chiama Margarita Multicam, e il flag su Use Audio for Synchronization. Quindi lui userà l'audio di tutte le camere, quindi ogni camera deve avere l'audio originale, quindi deve essere stato registrato nel miglior modo possibile, insieme all'audio originale. Quindi faccio ok. Perfetto. Poi chiaramente vado all'interno dello schermo sul view e vado a cliccare su Angles, praticamente mi farà vedere i clip che noi abbiamo sincronizzato. In questo caso sono 4, però sul setting possiamo dirgli se sono 2, 4 oppure 9, 16, quello che siano. In questo caso sono solo 4, quindi utilizzo 4. Poi in alto a sinistra qui abbiamo la modalità di taglio, cioè possiamo decidere di tagliare audio e video contemporaneamente. Mettiamo che sono dei clip in cui ci sono degli audio diversi e vi interessa avere il taglio sia dell'uno che dell'altro, oppure solo l'audio. In questo caso a noi ci interessa solo il video. Perché? Perché noi utilizzeremo un solo audio, quello il master praticamente, che è stato fatto in studio.